Allora, appena arrivano i messaggi, eccolo qua, è arrivato, lo leggiamo. In un paese dove una persona spreca i primi 30 anni della propria vita nello studiare un qualcosa che raramente serve per introdurlo nel mondo del lavoro, quando ci arriva non solo è già avanti con l'età, ma deve continuare a studiare perché prima non ha fatto nulla. E qua adesso possiamo andare, ecco, studiate ragazzi, ma andate anche a lavorare. Se siete stanchi, fatevene una ragione, nulla è gratis. Guardate i vostri padri che capirete di più. Allora, c'è un discorso, adesso si parla, possiamo introdurre con questo il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, dovrebbe far parte della riforma della, tra virgolette, buona scuola, come è stata definita, che per molti non è buona, insomma, dopo adito a polemiche. Ma effettivamente sembra che la nostra scuola, il nostro mondo universitario non prepari, ne parlavamo prima anche fuori onda, i giovani proprio ad entrare operativi nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro. E quindi l'azienda, perché no, prende una persona che ha già un'esperienza, una certa età, ben venga, perché piuttosto che lasciarlo senza pensione domani, ben venga l'occupazione, però questi giovani non sono pronti per il mercato del lavoro. Hanno consumato tantissimi più anni rispetto ad altri paesi. A 23 anni gli Stati Uniti sono già laureati, da noi 25-26, e poi punto di domanda. Cultura generale va bene, ma non rispondono alle esigenze delle imprese. Può essere che la riforma e l'alternanza scuola-lavoro possa servire a qualcosa o secondo lei no? Lei è un insegnante, questo lo dico da Sì. quest'altro punto di vista. Prima il messaggio del telespettatore parlava di bisogna studiare tanto, poi ci si rende conto che quando si arriva poi e ci si accorge alla fine che bisogna sempre fare qualcosa in più, è corretto. Io facendo la selezione del personale vedo laureati che studiano, si ammassano, poi a un certo punto si rendono conto che arrivano nel mondo del lavoro e partono da zero, sono Partono da zero. come se non servisse Quindi niente. condivido il fatto che bisogna fare delle esperienze durante l'attività scolastica, bisogna studiare, bisogna anche lavorare, fare piccoli lavori, fare l'uno e l'altro nel limite del possibile, anche lavoretti di scarso significato, tra virgolette, nessun lavoro di scarso significato, lavoretti diciamo con poca Certo. remunerazione o non magari compatibili o indicati al proprio percorso di studio, ecco. Bisogna fare esperienza. Qual era la domanda, Elena? Se l'alternanza scuola-lavoro può essere utile, se quindi la riforma della buona scuola può essere. Parentesi, noi il 6 di ottobre a Padova in Camera di Commercio faremo un importante convegno sui risultati di un anno di alternanza scuola-lavoro. Avremo il provveditore di Padova, avremo l'assessore Donazan, Per avere in mano avremo la un po' dei dati della vicepresidente dei situazione. presidi, l'esperienza di un'azienda che ha fatto alternanza scuola-lavoro, un'azienda importante. Quindi 6 di ottobre, Camera di Commercio di Padova, bellissimo, se avete modo di venire è molto 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 utile, si vedono dei numeri su questo anno. E sul fatto che i nostri giovani che studiano, approcciano al mondo del lavoro e sono impreparati, questo purtroppo era ed è tuttora un problema che si cercherà. L'obiettivo è questo della buona scuola, che prevede dal terzo, quarto e quinto anno dei superiori ben 400 ore di alternanza scuola-lavoro, quindi sono tante ore. Che ben vengano queste iniziative, perché sempre di più devono i due istituti, i due ambiti fondamentali della nostra società, la scuola e l'impresa, devono incontrarsi. Ci sono dei tentativi, ci sono stati negli ultimi anni, va detto che l'alternanza scuola-lavoro veniva comunque realizzata anche negli anni passati con degli stage di 15 giorni, di 3 settimane dei ragazzi alle quarte superiori, quindi ci sono stati dei tentativi, perché è sempre più importante incontrarsi. Quindi, la buona scuola, o comunque questo progetto, dovrebbe andare in questa direzione. Ecco. La domanda è quanto le scuole sono preparate nel porgere la mano, quanto l'impresa è pronta per porgere la mano. Mi spiego, quanto la scuola è disponibile ad abdicare e mettere da parte i programmi didattici, che poi sono oggetto di esame Sì. del quinto superiore. Vado ancora sul dettaglio. Quando io che insegno informatica, accompagno una persona a fare l'alternanza scuola-lavoro, lo indico perché va a fare un'attività di informatica, l'insegnante di italiano potrebbe dire: no, guarda che questo sta perdendo delle ore di mia lezione per fare un'attività esterna. E dirà: ma io dico, ma è l'alternanza scuola-lavoro, bisogna che lo facciano i ragazzi, acquisiscono dei crediti, delle esperienze. Sì, ma io poi all'esame devo fare l'esame di Stato, c'è un programma che devo rispettare. Allora, Quindi c'è quanto una la scuola in grado. e l'insegnante è pronto per l'alternanza scuola-lavoro?
Quindi c'è un problema anche di preparazione. C'è un problema di preparazione degli insegnanti, ma c'è un problema anche di esami di stato, di maturità, che comunque è un programma che arriva dall'esterno e che comunque gli insegnanti tutti devono realizzarlo. Quanto siamo disponibili, la scuola è disponibile ad abdicare una parte di questo programma? Quindi la scuola è pronta in questo senso, la scuola, le scuole si sono organizzate, hanno il referente per l'alternanza scuola del lavoro, quasi tutte le scuole fanno stesso, quindi si stanno organizzando. La massa, in termini positivi, uso massa degli insegnanti, deve comprendere che questa attività di alternanza scuola del lavoro è forse più importante di sapere anche, non la dico perché non vorrei fare oltraggio a poeti, magari più importanti di un poeta, di uno scrittore di cui magari ci ricordiamo a scuola, poi nella nostra vita non ci serve neanche averlo mai studiato. Sto provocando adesso. Certo, sì. Di contro l'impresa, quanto è pronta l'impresa? L'impresa, perché dovrebbe l'impresa prendere un ragazzo per fargli alternanza scuola lavoro? Per l'impresa è un problema avere in casa un soggetto così, perché deve stargli vicino e deve insegnargli comunque qualcosa. È vero, qualcuno fa le fotocopie, ma non è vero del tutto così questo? Quando ho cominciato a lavorare io la situazione economica non era migliore, anzi tutto distrutto e tutto da costruire. Andavo a tirare giù sacchi di farina dai treni, poi ho fatto carriera, ma tutte le scelte che ho fatto erano faticose e difficili. Oggi mi sembra che i giovani non abbiano la pazienza di faticare, pensano che dopo tutti sti anni di studio abbiano, adesso vediamo la conclusione. Io condivido questa parte. Abbiamo tutto per scontato, insomma. Questa parte, anch'io quando studiavo andavo in estate a fare il manuale e andavo a lavarmi. Ci vuole forse più spirito di adattamento anche da parte dei giovani oppure no? Che poi quando, peraltro, quando vanno all'estero si adattano moltissimo, perché moltissimi ragazzi che vanno poi. Ma se si adattano all'estero, perché lo fanno? Perché mi domando, forse perché trovano una situazione, un terreno più fertile, dove magari possono vederci delle aspettative che possono realizzarsi? Io dicevo prima che come l'elettore che non va a votare quasi 50% di più perché è disincantato dalla politica, così il giovane è disincantato da quello che la politica gli offre, da quello che. Quindi magari all'estero intravede, annusa la possibilità di poter manifestare i propri talenti. È sempre un discorso di manifestare i propri talenti, mettere in condizioni i giovani di poter manifestare quelle che sono le capacità, i propri studi, le proprie attitudini. Quindi la fatica loro la fanno se vedono questo. Se invece devono lavorare, fare le attività alla giornata, non vedendo una prospettiva. Quindi mancanza di prospettiva. Magari potrebbe mancare, stiamo generalizzando. Io non credo che i giovani di oggi non abbiano voglia di faticare o altro rispetto a quelli di una volta. E io sono uno che ha faticato anche. Quello mi sono sudato quello che ho avuto. Vedo giovani che hanno necessità di essere messi nella condizione. Perché da soli, ribadisco, non sono in grado, perché la banca non li aiuta, la famiglia fa fatica a aiutarlo, e dove vanno devono arrangiarsi. Questo è un po' il limite che c'è in questo momento. Tornando al discorso dell'alternanza scuola-lavoro, dicevo l'impresa, mentre la scuola, mi domando se è pronta, l'impresa perché dovrebbe assumere? Allora bisognerebbe, per incentivare l'impresa ad accettare studenti, per metterli in gioco, devono essere in qualche maniera aiutate, stimolate, incentivate. Assolutamente. Infatti il problema che c'è in questo momento per le scuole è quello di individuare le aziende che ospitano gli stage. Più che altro sono gli italiani che non si interessano a se stessi, aspettare che il governo faccia qualcosa a loro favore o aspettare che ci permettano di votare chi, come stare a casa senza lavoro e aspettare che qualcuno ci porti i soldi. Facciamo noi un atto di democrazia e andiamo tutti a Roma. Qui poi tra l'altro abbiamo i dati dei NEET che sembrano diminuire, i NEET sarebbero quei, anche i giovani che non cercano neanche un'occupazione, però in realtà poi sono dati anche non puri, perché ci sono moltissimi che invece lavorano con lavoretti in nero, insomma, come chiaramente sempre, come sempre è stato, c'è stato anzi un incremento a dire il vero di questo. Guarda, sul discorso dei numeri io alzo le mani al cielo, passo la mano, perché francamente non si comprende questi numeri in base a chi li prende, chi li legge, da dove si leggono, crescono, diminuiscono. Io credo che non c'è una situazione sicuramente
Interessante, purtroppo i dati sì del PIL, quelli sono dati di fatto, non lasciano intravedere nulla. Purtroppo, come ho detto in altre occasioni, io vedo davanti a me due binari dove da una parte scorrono e viaggiano le scelte politiche, dall'altro viaggiano le scelte economiche, ma si incontreranno mai queste due parti? Chiarissimo. Allora dobbiamo chiudere. Ci lasciamo con questo Luigi Sposato, grazie del suo intervento, grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi, e noi naturalmente ci rivediamo domani. Avremo i pensionati, parleremo di pensioni con lo SPCGL del Veneto, quindi apriremo anche questo versante caldo e non certo estremamente fiorente dal punto di vista delle proposte, delle iniziative, ma sono alquanto contrastanti. Grazie ancora e buon proseguimento.